Morbido, delicato, saporito, da leccarsi i baffi. Ciao e benvenuti a Vincenzo's Plate. Oggi cuciniamo un piatto tipico italiano amato nel mondo, forse uno dei più famosi al mondo, il pollo alla cacciatora. Il cacciatore cosa fa? Va nei boschi. Cosa ti trova nei boschi? Funghi porcini, tartufo, asparagi. E oggi useremo appunto i funghi porcini, perché il pollo alla cacciatora con i funghi porcini ha un sapore unico, un qualcosa di unico ed inimitabile. Per cortesia, fatemi un favore. Quando usiate carne, ma specialmente pollo, che è la carne più usata al mondo, non acquistatela in questi grandi magazzini, questi grandi negozi che vi danno pollo pieno di cose chimiche, non so che ci mettono dentro. Andate dal vostro macellaio di fiducia o andate dal contadino. Sì, forse vi pagate un po' di più, ma vi fate bene a voi stessi. Vi fate bene a voi stessi. Quindi, per favore, aiutate chi lavora duro per produrre prodotti sani e genuini. Dobbiamo tenere viva la nostra cultura culinaria italiana. Non possiamo venderci a questi grandi imprenditori internazionali che vogliono venderci cibo schifoso solo perché lo fanno diventare bello. E non posso fare nomi, ma sapete di chi sto parlando. Ragazzi, aiutate il contadino che ha bisogno di voi, altrimenti buttiamo all'aria tutto quello che noi i nostri nonni hanno fatto. Ora entriamo nei dettagli e cuciniamo il miglior pollo alla cacciatora che tu abbia mai mangiato in vita tua. Iniziamo con i nostri porcini secchi. Se avete quelli freschi sono ancora meglio. Quindi mettiamo un po' di acqua calda nei porcini, così si ammorbidiscono. Poi, in una bella pentola, vogliamo usare olio extravergine d'oliva, un olio buono per favore, eh? E poi andiamo ad aggiungere due spicchi d'aglio e un po' di rosmarino, perché vogliamo dare il sapore del rosmarino nell'aglio al nostro olio. Lo cuciniamo per un paio di minuti e poi andiamo ad aggiungere il pollo. Quindi abbiamo un chilo di pollo ho preso oggi. Sì, un chilo. Ovviamente se hai più persone, fanno 2 chili, fanno 3, ma un chilo può bastare anche per 6 persone, penso. Poi cosa vogliamo fare? Ogni 5 minuti lo giriamo perché vogliamo far colorare il nostro pollo e insaporirlo. Questo è il primo passaggio. Quindi diciamo che i primi 15 minuti vogliamo cucinare bene il nostro pollo. Poi andiamo a mettere il pepe e il sale. Stiamo cucinando a bassa temperatura. Un pochino di erbe aromatiche non fanno male, mi raccomando, se volete usarle. Poi, una volta che abbiamo cucinato il pollo da una parte all'altra, andiamo ad aggiungere una carota tagliata a pezzettini e il sedano tagliato a pezzettini. Per me questi ingredienti sono molto importanti. Ora continuiamo a girare, gira in continuazione. Poi aggiungiamo il nostro vino bianco. Io uso un bicchiere di vino bianco, ma potete anche usare il rosso. Uso il bianco perché per me è più bello alla fine, quando andiamo a presentare il piatto, non è troppo scuro. Poi cuciniamo la carne con il vino per una decina di minuti. Poi lo vedete quando il vino evapora, voi siete pronti per buttare la nostra passata. Ma potete anche usare dei pomodorini freschi se volete, se li avete dal vostro giardino. Questo pomodoro andrà a dare il sapore giusto al nostro pollo alla cacciatora. 400 grammi bastano. Ora andiamo ad aggiungere i funghi porcini, però mi raccomando scolate l'acqua perché c'è un po' di sabbia dei porcini, non volete mangiare la sabbia. Ora giriamo, vogliamo che i porcini vanno dappertutto, giriamo bene e cuciniamo questo pollo alla cacciatora per 20 minuti. Ma ogni tanto mi raccomando giratelo perché non vogliamo né far attaccare la carne alla padella, ma non vogliamo nemmeno che non si cucini bene da una parte all'altra, vogliamo che tutti e due i lati si cucinino bene. Beh, dopo 20 minuti diciamo che siamo pronti per servirlo. Guarda che bella, spettacolare. Prendiamo un bel piatto, mi piace servire un bel piatto, e andiamo ad aggiungere il nostro pollo all'interno, sul piatto, scusate. È bello servire il pollo in questa maniera. Ora cosa vogliamo fare? Mettiamo un po' di salsa sopra alla carne, giusto per dargli quel look, ma anche quel sapore unico ed inimitabile, e aggiungiamo un po' di prezzemolo per decorare il piatto. Beh, molto 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 semplice, ma gustoso. Amici amanti della cucina, il profumo di funghi porcini nella mia cucina oggi è indescrivibile. Vorrei avervi qui, ma purtroppo è difficile. Io sono in Australia, eh. Allora, questo è il miglior pollo alla cacciatora probabilmente che voi avete mai mangiato o che mangerete. Per favore, ricucinatelo, provatelo. Ora Vincenzo Splate sta per assaggiarlo. Per favore, mettete un mi piace, commentate questo video. Condividete la ricetta con i vostri amici, perché la cucina italiana è questa, semplice, non è laboriosa, è cucina povera, la nostra cucina è questa, non dimentichiamoci da dove viene la nostra cucina della nonna, perché i sapori della nonna
vengono solo da casa della nonna, dalla cucina della nonna. Noi non potremo mai ricreare quei veri sapori, purtroppo. Ma ci siamo molto vicini. Per questa ricetta magnifica io ho scelto un vino rosso, Montepulciano d'Abruzzo, Cantina Zaccagnini, una delle mie preferite, e il rosso è un must con il pollo alla cacciatora. Quindi ragazzi, cosa vi posso dire? Ci vediamo al prossimo video, grazie per aver visto questo episodio, e ora si mangia Vincenzo's Plate, o il piatto di Vincenzo. Morbido, delicato, saporito. Da leccarsi i baffi.